Nonostante il ritmo frenetico dei preparativi per Arezzo Wave, che partirà tra pochi giorni, stasera anche Valenti in piazza per vedere le prove del Saracino. Sono con la mia bambina, siamo venuti in piazza proprio perché è un momento che vale la pena di vivere, no? Quindi con piacere ho scoperto il grande Giulio Cirinei, che una ne fa e mille ne pensa, guardate un po', un sito, due siti, era il fotografo ufficiale di Arezzo Wave, me l'ho perso un attimo di vista e eccolo qua in mezzo alla giostra. Sono contento, fate una bella cosa, noi si sta lavorando come matti per fare questo festival che trasformerà Arezzo in una metropoli come fosse Londra, perché ci sarà un treno che è quasi una metropolitana che da Arezzo andrà all'albergo e porterà tantissima gente su e giù, avremo tantissimi gruppi, quindi siamo contenti di lavorare a questa storia. In fondo sia il Saracino che Arezzo Wave, ve lo possiamo dire, fanno parte della tradizione cittadina, ormai sono come due istituzioni. Sì, io credo che ognuno di tante generazioni abbia migliaia di ricordi che si fondono in queste storie, no? Chi Arezzo Wave non si ricorda di un artista famoso che l'ha visto lì e dice oh, Moby, Ben Harper, Nick Cave, e il Saracino insomma fa parte da quando siamo bambini, poi sempre. Io sono del Colcidrone, lo posso dire, e comunque insomma sono tutti amici, poi alla fine Santo Spirito, tutti. Stasera hai portato in piazza anche tua figlia, ti segue anche su Arezzo Wave? Sì, lei è con lo spazio bambini, si dà da fare, sì, sicuramente la mia sostituta, diciamo il mio braccio destro. Due eventi che comunque nonostante il passare degli anni continuano ad accomunare e richiamare tutte le generazioni, non solo i giovani. Sì, diciamo che tutte e due facciamo l'onore di Arezzo, no? Portiamo in giro il nome di Arezzo. Abbiamo un po' più di fatica noi a stare a Arezzo perché in questo momento ci sono delle frizioni che non ci permettono di essere nella nostra comunque città. Comunque in provincia. Ma il tempo passa, è galantuomo, quindi torneremo ad Arezzo e comunque siamo in provincia e stiamo benissimo anche in Valdichiana.